Non bisogna guardare il risultato e con quale squadra è venuto questo 2-0. No, non devi guardare assolutissimamente questo. Devi guardare al di là della palla. Devi guardare al di là di questa che entra in rete. Cioè, è l'atteggiamento dell'Inter che è cambiato, perché l'Inter è una squadra ad oggi umile e consapevole, che sa aspettare, che sa soffrire. Oltre il 2-0 al Frosinone, che tra l'altro, ripeto, ha avuto molto più coraggio della Roma, il Frosinone. Ha provato a giocare a calcio, a due o tre giocatori interessanti. Cioè, così dovrebbero giocare anche le squadre che lottano per salvarsi. Non come la Roma. Una cosa fondamentale da dire, sai qual è? È che soffriamo molto meno gli impegni ravvicinati, e lo sai perché li soffriamo molto meno? Perché siamo molto più cinici. L'Inter è diventata più cinica, sfrutta molto, ma molto meglio le occasioni che gli capitano. Spesso succede che ancora ogni tanto sia sprecona, ma rispetto all'anno scorso, questa è un'Inter più cinica. Ecco perché in questa seconda tranche di partita abbiamo sofferto molto meno gli impegni ravvicinati, perché è cambiata anche la gestione. E stiamo imparando anche a gestire i ritmi. Attenzione, io l'ho sempre detto questa cosa qua. L'Inter ha problema nel gestire i ritmi, soprattutto la mancanza di Brozovic. Invece, oggi l'Inter la vedi maturata anche in queste cose qua. Perché l'Inter vince o con le qualità del singolo oggi, oppure con il gioco di squadra. Riesce a vincere in due modi in questa squadra. Questo bisogna dirlo, questo va riconosciuto. Ripeto, indipendentemente dalle potenzialità dell'avversario di ieri sera, che comunque sono ragazzi giovani, corrono, ti mettono in difficoltà, non... capito? E poi ragazzi, gesti tecnici, il calcio di 20 anni fa dei Baggio, dei Del Piero, dei Totti. Io feci un video la settimana scorsa dove rimarcavo proprio il fatto che a me manca vedere quei numeri 10, quei colpi di classe che avevano certi giocatori. Certi numeri, se vedi qualcosa di tecnico nel campionato italiano, oggi lo vedi all'Inter. Di cosa stai ragionando? E non abbiamo un vero numero 10, ma giocatori come Thuram, giocatori come Di Marco, giocatori come Calhanoglu, cioè li vedi solo da noi. Cioè, i gesti tecnici che si possono avvicinare a quelli di 20 anni fa, li vedi solamente all'Inter. Di cosa stai ragionando? Di cosa stai ragionando? E non lo so dov'è il cinese, te lo ripeto. Quindi io sono contento, ora c'è la sosta. La sosta, ragazzi, tutti siamo in difficoltà quando non c'è niente, ma purtroppo ci sono anche le nazionali. E volevo concludere il video, che non è che sia informissima, dicendovi un'altra cosa. Incontreremo la Juve, giusto? Allora, la Juve, occhio alla Juve, perché alla Juve è molto difficile fargli gol, ma se gli fai gol vanno nel panico, perché loro quando devono poi recuperare non ce la fanno quasi mai. Ma se fanno gol loro per primi è un grande, ma è un grande casino, perché dopo di noi sono la migliore difesa. Nel calcio, mi sento di dire purtroppo, non sempre vince chi esprime il miglior gioco. Guarda l'Inter di Conte, la Juve di Allegri è la stessa identica cosa. Chi gioca in contropiede fa quelle due o tre giocate e magari con un tiro vinca le partite. Perché poi sono anche pericolosi davanti? Perché non sono come noi che creiamo 10 palle gol a partita. Loro, gli attaccanti davanti, gli abitano due o tre azioni e sono sempre freschi davanti. Ecco perché sono pericolosi. Bisogna stare molto, ma molto attenti. Perché te l'ho detto, se devono recuperare vanno in svantaggio, ma se ti fanno gol si chiudono ed è un casino. Quindi occhio alla Juve. Attenzione, non sarà una passeggiata di salute. Io ho sentito dire, vabbè, la Juve 3, 4, 5. No, 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 no. Occhio ragazzi, occhio. Comunque io sono contento perché ho visto finalmente questa sta diventando una squadra. Ci sono quei due, tre fuori classe. Thuram per me, ragazzi, è un fuoriclasse, ma io lo dicevo anche in tempi non sospetti. Ragazzi, aspettate, non lo criticate. Anche ieri, finta, doppio finta, rientra, cioè, ma di cosa stai ragionando?
Ma chi è tu? Ma chi è? È immarcabile, lo capisci? Te devi capire una cosa, che Turam è immarcabile. Se decide di andarti via, ti va via come gli pare a lui, o ti va via con la potenza o ti va via con la tecnica. È questo che bisogna riconoscere. Perché ancora mi sembra strano, ma c'è qualche scettico su Turam che segna poco. Turam è un fuoriclasse e togliete la clausola. Ciao, Inter.